Amici di Borse.it, bentornati all'appuntamento quotidiano con l'analisi tecnica dei mercati finanziari. Andiamo a vedere l'apertura odierna di Piazza Affari con l'indice FTSE MIB che ha strappato a rialzo al di sopra del supporto a 18.788 punti. L'indice FTSE MIB si trova al momento invischiato nella lotta contro questa resistenza statica formata il 7 febbraio scorso. Tale movimento dà seguito al segnale di acquisto generato nella seduta di ieri con la violazione di questa trend line disegnata con i top del 7 e l'8 febbraio. Ulteriori target a rialzo sono rappresentati dall'area psicologica a 19.000 punti e successivo a 19.140 punti, dove è posta una resistenza di matrice statica violata nel corso delle ultime sedute del mese di gennaio. Passiamo ora all'analisi del quadro grafico di Banco BPM, in fase di ritracciamento dopo il confronto con la coriacea barriera psicologica a 3 euro. Tale segnale di debolezza è stato corroborato con la violazione della trend line descritta sul daily chart con i minimi del 3 e 12 gennaio scorso. Oggi il titolo mostra un timido tentativo di rimbalzo grazie alla tenuta del supporto dinamico espresso con i minimi crescenti del 28 novembre e 6 dicembre 2016. Un eventuale rimbalzo più profondo in direzione dei 3 euro incontrerebbe un primo ostacolo in area 2,85 euro. Passiamo ora all'estero con la francese AXA, è attualmente in fase discendente dopo il confronto con la soglia psicologica a 25 euro. Il titolo ha corroborato tale segnale con due violazioni importanti, quali quella del supporto statico a 23,60 euro e della trend line di breve periodo disegnata con i minimi del 24 gennaio e 2 di febbraio. Tale movimento ribassista è funzionale al test di cambio di stato della trend line di lungo periodo ottenuta con i top del 3 dicembre e 17 dicembre del 2015, al momento transitante al di sotto dei 20 euro per azione.